Fine settimana denso di impegni per il presidente dell'Agragas Silvio Alessi, che ha diversi appuntamenti di vitale importanza per pianificare degnamente la base societaria. Dopo l'ingresso in società, l'imprenditore Massimo Lupo, il patron biancazzurro, ha in serbo qualche novità di rilievo che svelerà nei prossimi giorni in occasione di un'apposita conferenza stampa. Non si tralascia alcuna traccia, neanche quella relativa alla riconferma del tecnico Pino Rigoli. Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha confermato Riccardo Arena come presidente, Teresa Di Fresco come vicepresidente e Concetto Mannisi come segretario. Il nuovo tesoriere invece Filippo Mulet. Riccardo Arena, 50 anni, giornalista professionista e cronista giudiziario del Giornale di Sicilia e collaboratore della Stampa e di Panorama. Arena è al suo secondo mandato come presidente del Consiglio. Sono componenti i professionisti Gisella Ciccio, Eleonora Cosentino e Giovanni Villino e pubblicisti Giacomo Clemenzi e Salvo Licastri, ex tesoriere. Domani 2 giugno 2013 alle ore 10:30 presso la Villa Bonfiglio di Agrigento si celebrerà il 67° anniversario della Fondazione della Repubblica alla presenza delle più alte cariche istituzionali civili, religiosi e militari della provincia. Alla cerimonia, oltre alle rappresentanze delle forze dell'ordine, parteciperanno anche studenti degli istituti comprensivi Orlando di Aragona e Anna Frank di Agrigento. Durante la celebrazione in argomento verranno consegnate le medaglie al merito civile e d'onore e le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Bene, questa era l'ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni meteo. Grazie per averci seguito, a tutti voi una buona domenica. Previsioni per oggi: al mattino a nord soleggiato con poche nubi, a sud soleggiato ma con nubi sparse. Nel pomeriggio a nord schiarite prevalenti ma con possibili temporali passeggeri. A sud bel tempo ma con venti sostenuti. Previsioni per domani: al mattino a nord bel tempo con cieli sereni. A sud soleggiato con poche nubi. Nel pomeriggio a nord bel tempo ma con venti sostenuti. A sud bel tempo ma con venti sostenuti.